A Piacenza è successo un casino, alcune forze dell'ordine sono diventate criminali, alcuni criminali sono diventati... No, solo la prima. La Juventus è diventata campione d'Italia, del campionato italiano. La gente, finito luglio, non ha più voglia di lavorare, eppure io ho ricacciato tre titoli per la mia playlist Canzoni Emergenti Italiane 2020 presente sul canale Rock Targato Italia, questo stesso canale, e tra un po' presente su Spotify. Questa è la grande novità, visto che siamo arrivati a 50 brani. Sigla! Certo, disordine è una forma d'arte, ma tu sei solo coltivare invidia. Di grazia al cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ha già portato dentro, ma questo sono io. Il primo brano di oggi è Beba e Samurai J, gli artisti. Il brano si chiama Cringe. Qui mi tocca fare delle precisazioni come fu per il pezzo di Anna Pepe, Bendo, che significava, che significa, casa abbandonata. In questo caso, cringe significa qualcosa che mette in imbarazzo lo spettatore per contenuti prevalentemente per il web o per la TV. Cringe, che significa strisciare, ma che in senso lato vuol dire imbarazzarsi per, provare empatia di tipo imbarazzevole. L'imbarazzo è la chiave. Ed è imbarazzante il momento che viviamo, nel quale spesso gli artisti portano avanti un discorso di marketing molto oltre al contenuto poi del loro prodotto. Vi faccio un esempio del tutto ipotetico. È come se un rapper avesse successo perché si schianta su un muro con la macchina, piuttosto che con l'arte che fa, che nessuno altrimenti probabilmente si filerebbe. Non penso che sia verosimile, ma lo faccio come esempio. Beba e Samurai J criticano proprio questa cosa, pur loro facendo del marketing, al partire dal fatto di chiamare un brano cringe, che è un termine ricercatissimo in questo momento. Ma quando tu al marketing fai seguire allo stesso livello, di pari passo, un contenuto, a quel punto hai fatto bingo e non è per niente facile fare questo lavoro. Spesso ci sono degli artisti che hanno un grande contenuto ma non sanno venderlo. Spesso, troppo spesso, ci sono dei piccolissimi artisti che sanno molto meglio vendere, magari tirando al rialzo a chi la fa più sporca, a chi, che ne so, è come se uno per fare il gangster si mettesse a urinare sulle macchine della polizia. È inverosimile, non potrebbe mai succedere in questa realtà, ma capite, è un esempio. Qui invece si va di pari passo. E onore al merito per questa cosa, anche per questa cosa, il pezzo è bello, meglio la parte di lei che la parte di lui, ma vuoi proprio guardare il cavillo? Ascolta. Allora, il secondo brano è un casino, si chiama D barra istinto e il pezzo si chiama D apostrofo istinto, cioè già incasinato qui. Se poi ascolti il pezzo impazzisci perché sembra progressive rock, poi c'è una parte rap, poi parte un inciso che sembra reggae, poi la seconda volta che lo senti sembra più pop, poi c'è una parte armonica e anche quello che dice il nostro caro D barra, non so manco come dirlo, perché non è lo slash, non è quello sopra il 7, è quell'altra. È così, cioè non so che neanche il verso. Comunque, istinto, quest'artista, è confuso anche quello che dice, però di una confusione che è piacevole, ovvero parla del fatto che è confuso, quindi si accartoccia, diventa metatestuale, diventa interessante. E poi la musica non è banale per niente, non è che c'è uno che si mette a spingere i tasti a casaccio della tastiera o della chitarra, no, l'arrangiamento è molto molto ben fatto e ti rappresenta questo genere di confusione. Quindi, essendo un pezzo super strano, chi se non io deve pubblicizzarlo, deve spingerlo un po'. È come se sentissi parlare un medico che ti deve dare una diagnosi, quindi lo devi stare a sentire, però questo balbetta e quindi tu stai lì che sei a disposizione e sai che ha cose importanti da dire, però lo dice cacacacagliando e quindi...
fai fatica, però magari la diagnosi è sulla balbuzia, capito l'incasinamento totale di questo individuo? Molto interessante, molto inedito, strano, d'altronde questa è una rubrica strana, io non vi do a magna le pallette di popcorn, popcorn, giovedì c'ho la visita all'ortopedico, speriamo bene, perché se mi devo operare un casino, 2 settimane fermo, una sedia, capito? Comunque le stampelle senza muovere la gamba. Già adesso, insomma. Però migliora, dico la verità. Elinora, Nina Bianca. Elinora è il nome dell'artista, Nina Bianca è il nome del brano. Avevo nella scorsa puntata criticato i brani per estivi spagnoleggianti e questo pezzo ha il ritornello in spagnolo. Ops! Però no, c'è un significato forte sotto, capito? C'è un pensiero musicale, non si va così a buttarla in caciara. È un pezzo d'atmosfera e non da chiappo. Mi voglio che sia chiaro, cioè il pezzo è estivo, ma è di atmosfera, cioè ti rende l'idea di estate anche e soprattutto delle cose che dell'estate non ti fanno impazzire, come il sudore, il caldo, l'afa, la voglia di togliersi la pelle. Mentre di solito i pezzi da chiappo, i pezzi. Come si dice? Da chiappo, mi sembra assolutamente in italiano. Sono quelli dove ti fanno vedere questi con gli occhiali, le navi, lo yacht, la figata, no? La rietta, la frescura, il bibitino, bello fresco, il ghiaccio, le donne in bikini, il movimento. Non c'è una goccia di sudore, o se c'è una goccia di sudore è in chiave erotica, no? Che unge un corpo levigato, non è in chiave di Sergio Leone, per intenderci. Invece qui si sente proprio questo, si sente l'atmosfera. E ragazzi, io questa cosa la devo premiare. Poi è chiaro che vi sto presentando un brano che a me piace, c'è un bel ritmo, che è coinvolgente, che non è così pop, perché il pop richiede purtroppo di questi tempi, anche per il discorso sul marketing che ho fatto prima, perlomeno in Italia, quante premesse sto facendo? Richiede una attitudine, un atteggiamento di... Boss, non mi fate saltare, perché sennò me lo spacco sto ginocchio. Vedi che sto traballando, non c'ho manco le stampelle. Oggi voglio fare... Fa caldo, ragazzi, fa caldo, e per cui un pezzo così racconta il presente, la verità. Fa caldo, sto tutore, mi pizzica. Quando lo tolgo, puzza, chiudo.